doccia. Non ce l'ho fatta a non pensare alla foto che mi avevi inviato con WhatsApp, a quelle foto che volevi mettere sul tuo profilo Facebook e che mi avevano turbato la sera prima, che mi avevano imprigionato in un desiderio di te irresistibile. Ti avevo detto che eri bellissima, troppo provocante, troppo eccitante. Quelle foto non andavano bene per metterle su Facebook, no? Non andavano proprio bene, avresti attratto troppi maniaci. E su Facebook ce ne sono tantissimi di maniaci che vanno alla ricerca di piaceri mediatici, solitari. Te l'avevo detto più volte quella sera. Ti avevo anche detto che avrei voluto fare l'amore con te. Anche questo te l'avevo ripetuto più volte. Mi avevi tramortito, disorientato con la tua voce, con le tue foto, con quello che mi avevi detto. Me lo potrei strappare, questo vestitino verde che mi lascia i seni ben in vista. Quando ci vedremo me lo metterò per te. Poi mi hai salutato. Ti ho salutata con un bacio immaginato sulle tue labbra. Sono andato a letto. Ho dormito tutta la notte col pensiero di te. Tra le gambe, con una mano, l'ho tenuto stretto per frenarne il desiderio. Ho sognato di sprofondare col mio viso sui tuoi seni morbidi, delicati, accoglienti. Io, affamato di te, a cercarti. E poi la mia mano si è infilata tra le tue cosce e ti ha accarezzata. Eri morbida, bagnata, vibravi. Che sogno fantastico! Poi mi sono svegliato e non c'eri. Ho chiuso gli occhi per ritrovarti, ma l'immagine era sparita, il desiderio no. Mi sono infilato dentro la doccia, l'acqua bollente mi ha rilassato. Ho chiuso gli occhi e ti ho immaginato con me. L'ho preso e ho consumato il desiderio di te, avvolto dal vapore che ha confuso il mio seme con la schiuma dolce e gabbana.